magistrato, avvocato, ministro, quindi statista, legislatore, è stato un personaggio così importante che davvero oggi, se vorremmo cercare di intraprendere la sua strada, ci metteremmo forse 4 vite, non lo so. Quindi è un personaggio davvero particolare, il quale una linea rossa, un filo luce, da Cutro a Vite sul Mare, a Reggio Emilia, unisce una lotta alla criminalità, quindi dal nord al sud Italia. Un uomo che ha parlato della legalità, ha parlato contro la mafia, è stato il primo a parlare in Parlamento, ma è stato anche un uomo che ha parlato già all'epoca di un divario tra nord e sud, il quale ancora oggi, purtroppo, ancora dopo 150 anni, dobbiamo colmare. Quindi il centro-sud italiano è, oltre a un centro-sud che combatte l'illegalità e le mafie, ma anche un centro-sud che vuole cercare di far colmare quel divario tra nord e sud, che purtroppo, soprattutto a sud Italia, ha fatto grossi danni, e noi cercheremo di dare un segnale, un piccolo segnale, un piccolo passo alla volta, ogni giorno, cioè che credo riusciremo a colmare quel divario. Quindi grazie a tutti. Diamo la parola al sindaco di Cutro, Antonio Ceraschi. Buonasera a tutti, saluto con reverenza le autorità civili e militari, nonché il professor Nicoso, è il nostro procuratore, li conosco perché per noi è ancora il nostro procuratore. Guardate, non mi capita spesso di parlare di miei concittadini in senso positivo, anzi è per la prima volta che riesco a parlare di un personaggio come Diego Tajani, uomo delle istituzioni, per le istituzioni che si è speso tantissimo per la lotta contro la 'ndrangheta. Vedete, forse noi avremmo dovuto conoscere prima questo personaggio, perché probabilmente parecchi di noi si sarebbero forgiati alla scuola della legalità. Invece purtroppo sono costretto spesso a parlare dei miei concittadini e meno male che adesso sono al 41 bis nelle patrie galere, che hanno buttato fango sulla nostra comunità, che è una comunità laboriosa, di gente per bene, però purtroppo ci sono dei personaggi che purtroppo hanno buttato nel fango la nostra comunità. E questo loro fare non si è limitato solo al mio territorio, al territorio, ma hanno esportato criminalità anche fuori dalla Calabria. E questo è un fatto negativissimo. Però grazie all'attività delle forze dell'ordine, grazie anche a chi ha il coraggio per la prima volta di denunciare queste cose, appunto per la prima volta sono riuscito a portare 1.000 persone in piazza, perché contro quei personaggi, ma non i ladri di portafoglio, ma contro quei personaggi che hanno chiesto il pizzo ad alcuni imprenditori, hanno avuto il coraggio di denunciare. E io ho detto fin da subito che rispetto a questi soggetti di grande spessore criminale mi costituirò parte civile. Ho chiesto altresì anche ai paesi limitrofi che facessero la stessa cosa, perché questo è un grande segnale. Vedete, se l'ho fatto io, un uomo delle istituzioni, se lo fa il colonnello, se lo fanno a poca valenza, ma il fatto di vedere 1.000 persone di Cutro a Cutro contro quei soggetti è un fatto importante. Si sta aprendo un varco importante contro la criminalità, grazie anche all'attività di Antonio Anastasio e del professore, che hanno veramente dato impulso a che ognuno di noi potesse reagire contro questo malessere. Ripeto, io sono grato ancora una volta al procuratore Gratteri, che fin da subito ha messo tutto il suo impegno per sradicare questi personaggi. Non parliamo di personaggi così, ma di grossi personaggi, di grossi clan. E quindi parlare oggi per la prima volta di Diego Tajani, credo che mi sento onorato, perché almeno tra questi posso annoverare un personaggio che ha dato lustro alla mia comunità. Io vi ringrazio e auguro a tutti un buon ascolto, perché c'è tanto da dire su Diego Tajani. Grazie.
legalità del comune di Reggio Emilia, Nicola Pia. Buonasera, sentite? Sì, benissimo. Grazie, buonasera a tutti, sarò rapido, breve anch'io. Ringrazio e saluto innanzitutto tutte le persone intervenute che vedo in Roma, le autorità presenti tutte, i miei relatori del convegno che è di altissimo livello, e sono particolarmente lieto di portare questo saluto anche a nome del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e della giunta tutta, e di poter ringraziare in particolare il senatore Mezzoraga per avermi innanzitutto, io ho avuto il piacere di incontrarlo l'anno scorso a Reggio Emilia, di avermi fatto conoscere la figura straordinaria di Diego Tajani, probabilmente come dire, rimasta un po' sconosciuta per troppo tempo, una figura di cui il pensiero ha una forza, una lucidità e una modernità che meritano assolutamente di essere tramandati e conservati. Ricordo alcuni passaggi di quello che per esempio è stato il suo famoso discorso che io ho letto nel libro del senatore Mezzoraga del 1885, quindi parliamo di 150 anni fa sostanzialmente. Uno in particolare in cui dice ci vogliono le leggi naturalmente, ci vuole la forza delle leggi, degli strumenti normativi per combattere questa mafia, ma ci vuole anche la forza e la caparbietà delle persone che le hanno. Questo è uno dei temi naturalmente, uno dei temi anche come dire, di formazione culturale che il centro studi credo porti avanti. Le mafie, la criminalità organizzata si è evoluta, non è più quella di cui parlava Diego Tajani 150 anni fa, si è espansa, ha attraversato tutta la nostra penisola, è arrivata a Reggio Emilia, è andata oltre i confini del nostro territorio nazionale, continua ad evolvere, dismette certi abiti e ne indossa altri, insegue, diciamo più, probabilmente nella sua vocazione originaria, il denaro con logiche parassitarie rispetto all'economia reale, all'economia sana e con tecnologie sempre più evolute, quindi bisogna rincorrerla in qualche modo e non è il momento di desistere rispetto a questa rincorsa e a questa attività di contrasto, non è il momento di cessare il lavoro di contrasto, di abbassare la guardia, questo bisogna che ce lo ricordiamo continuamente. E invece è il momento di essere, credo, saldi e sempre più convinti, essere testimoni della necessità di continuare con la battaglia innanzitutto culturale, come dicevo prima, nei confronti di questo fenomeno criminale. Continuare facendo rete, e questo vuol dire in qualche modo un esempio di rete tra tre comuni che hanno deciso in qualche modo di essere insieme in questo momento, in questo convegno, in questo premio, e questo premio è un'iniziativa che è certamente un momento centrale nell'ambito di quello che devono essere le iniziative legate alla necessità di testimoniare il contrasto alla criminalità organizzata, e questo è un momento alto, è un momento indispensabile, e quindi credo che come dire, sia una qualcosa che debba protrarsi nel tempo, nella memoria di quella figura che, ripeto, è straordinaria e deve in qualche modo essere continuare a ricordare Diego Tajani. Io vi saluto, sono stato breve come avevo promesso e vi auguro buon lavoro per il convegno, e poi mi fermerò qui per la adesso diamo la parola al procuratore di Salerno e il dottor Giuseppe Borrelli. No? C'era scritto sbagliato. Il procuratore non c'era, Antonio Gentoni. Gran parte delle cose che mi ero promesso di dire e ha anticipato Giovanni. In effetti
anche io ho conosciuto Diego Tajani solo attraverso il libro del senatore Mesolata, però devo dire che ho sposato una ragazza di Vietri che abitava in via Diego Tajani, quindi l'ho sentito nominare spesso. Quindi già mi ero incuriosito molti anni fa, 30 anni fa circa, mi ero documentato un po', ma certo tutte le cose che poi ho letto su quel libro non me le immaginavo neppure. Lo direte voi meglio, ma è stato un uomo straordinario che ha praticamente spaziato tutti i settori possibili e immaginabili del contrasto alla illegalità. È stato un militare, è stato un avvocato, ha difeso i reduci dell'impresa di Sapri, è stato poi un magistrato del Regno Sabaudo dopo essere stato un oppositore del Regno Borbonico, è stato magistrato giudicante, ha combattuto la terza guerra di indipendenza, poi è stato procuratore generale all'Aquila, a Palermo, dove ha chiesto e non ottenuto la cattura niente di meno di un questore, che era secondo le sue indagini colluso con la mafia, e non avendola ottenuta si è dimesso dalla magistratura. E poi dopo è stato eletto parlamentare, è stato ministro due volte, è stato vicepresidente della Camera. L'ha detto bene Giovanni, non quattro, ma forse 10 vite ci vorrebbero per vivere tante esperienze. In tutte queste occasioni che ha avuto, è stato anche questore a Napoli, nel breve periodo immediatamente dopo la caduta del Regno Borbone. In tutte queste occasioni lui si è distinto per una ferma e decisa opposizione e contrasto alle collusioni del potere politico e anche amministrativo con il crimine organizzato. Fu lui a sciogliere la polizia speciale che era stata creata con membri della Camorra. Quindi questa è la storia, perché è stato lui a sciogliere quel corpo particolare che era stato creato per contrastare la criminalità, proprio con gli uomini che appartenevano alla Camorra. Oggi chiaramente noi lo ricordiamo con un premio che sarà consegnato domani al mio collega, e io sono onorato di dire che sono suo collega, Nicola Gratteri, che è un uomo straordinario, non solo per le indagini che ha fatto anche transnazionali, all'estero, forse note più all'estero che in Italia, ma perché oggi forse, come magistrato, è l'unica voce che la gente avverte come attendibile e credibile della magistratura. Ed è importante che almeno una voce ci sia che ancora è ritenuta tale, perché i magistrati in gamba, capaci, onesti, ce ne sono centinaia, credete, migliaia, però il martellamento di disinformazione che è stato fatto per 30 anni sul ruolo della magistratura ha ormai lasciato il segno, la gente non ci crede più. Solo uomini come Nicola Gratteri possono salvare la nostra credibilità. Ed è importante che ogni volta, perché c'è, chiaramente è innegabile, e non è questione di destra o sinistra, perché queste leggi le stanno votando tutti per abbiamo una maggioranza schiacciante che ha il supporto anche di forze che si definiscono di sinistra, che ogni volta che viene proposta una modifica peggiorativa della situazione, e non parlo solo di punitiva nei confronti dei magistrati, che è l'aspetto più evidente, ma soprattutto punitiva verso chi fa le indagini. Oggi, e io sono, dirigo una procura, una piccola, media, perché non è poi tanto piccola, anche se il nome tradisce, ma cioè l'interiore, i suoi limiti, e ormai da non è colpa solo di Nordio, perché la Cartabia ha fatto molto peggio,
di quello che sta facendo Nordio, sta dando solo le pennellate finali. Davvero i sostituti procuratori sono più impegnati nel fornire dettagliate giustificazioni di propri veri o presunti ritardi che non a fare le indagini. Tra l'altro in uffici che sono falcidiati da organici inadeguati. Oggi un sostituto è più preoccupato di non ritardare nel svolgere le indagini che non nello svolgerle come dovrebbe. È una preoccupazione, chiaramente, cioè, parliamo anche di colleghi molto giovani che quindi vedono un clima ostile, perché questa è la realtà. Noi magistrati avvertiamo un clima ostile è colpa di Palamara. Palamara è stato strumentalizzato, la vicenda Palamara, come è stata strumentalizzata anche la vicenda del cosiddetto dossieraggio. Palamara ha fatto danni solo ai magistrati, non certo ai cittadini, però è stato presentato come, indubbiamente, un uomo che ha fatto molti danni, però ha sicuramente danneggiato soprattutto i suoi colleghi, impedendo ai colleghi più validi di avere accesso ai posti che meritavano e sostenendo le candidature di altri colleghi meno validi, ma i cittadini di questo probabilmente non hanno avuto nessun danno, perché stiamo parlando di analfabeti. Però chiaramente quella vicenda grave, indubbiamente condotte inaccettabili, è stata strumentalizzata per criminalizzare e per rendere impopolari tutti i magistrati. Oggi noi assistiamo a una ibrida alleanza o convergenza fra persone disoneste che non cercano altro che limitare i poteri di indagine della magistratura e le persone oneste alle quali è stato fatto credere che corrono davvero il rischio di incappare in qualche magistrato stupido, corrotto o incapace. E questo indubbiamente è un sostegno alle normative che stanno approvando in questi mesi, in questi ultimi due anni, diciamo, ma serpeggia già da almeno un decennio questa tendenza. Per cui dico che un uomo come Nicola Gratteri, che ogni volta che esce o viene proposta, esce una di queste proposte, o peggio ancora purtroppo, una di queste leggi dello Stato, non ha timore di dire che si tratta di una grande sciocchezza della quale i cittadini pagheranno il prezzo nei prossimi anni. E quindi una voce come quella di Gratteri è importante, perché è un uomo credibile per quello che ha fatto. E quindi io spero che l'opinione pubblica continui ad ascoltarlo e continui a ritenerlo un esempio di come deve essere un magistrato. E noi non potremo fare altro che indicarlo come esempio ai nostri giovani colleghi. Io vi ringrazio per l'invito. Grazie procuratore, adesso entriamo nel vivo, ricordo che gli atti di questo convegno saranno pubblicati, quindi cominciamo con il professore Isaia Sales, che è stato docente di storia delle mafie all'Università Sant'Orsola Benincasa di Napoli, che parlerà di Diego Tajani tracciandone una biografia. Grazie professore. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità nel informarmi e documentarmi su Diego Tajani. Sono stato spinto sia dai miei studi sulle mafie sia da Maurizio Mesolata, a cui tutti noi dobbiamo tantissimo. Anche io sono di un paese vicino, anche la famiglia Tajani ha un ruolo nella mia città di Pagani, quindi come potete immaginare, quando si vive in uno di questi paesi la ricerca di uomini che possono dimostrare di non essere delinquenti è fondamentale, e quindi noi andiamo alla ricerca di meridionali dalla schiena diritta, cioè da, direbbe il poeta, ombre verticali, cioè uomini con la schiena diritta. Ebbene, Diego Tajani è uno di questi.
ed è un miscuglio tra Calabria e Campania, tra Cutro e Vietri sul Mare, che si intreccia con la storia della nostra nazione. Prima si intreccia con la storia del Regno Borbonico e delle opposizioni dentro il Regno Borbonico e poi con la formazione dello Stato nazionale. Quindi è un personaggio della storia del nostro paese, ma se non avesse fatto tutte le cose che poi vi racconterò, ma semplicemente avesse svolto quel discorso in Parlamento sulla mafia, sarebbe degno di considerazione da parte di tutti gli storici della mafia. Diego Tajani, poi Maurizio dirà più dettagliatamente, e c'è il professor Marino che diciamo, è un riferimento di tutti noi che studiamo le mafie. Ecco, se forse in Parlamento è il discorso più importante fatto sulle mafie. Ci sono procuratori, storici, che hanno scritto sulle mafie cose interessantissime, ma mai in Parlamento si è affrontato quel tema come in quel discorso. Io quando ho provato a fare un'introduzione al libro che Maurizio Mesoraca ha scritto, ho cominciato così: immaginate la scena. Il Parlamento si discute dell'ordine pubblico. E tutti aspettano l'intervento di Diego Tajani, perché lui è stato procuratore a Palermo e appunto ha fatto una cosa inconcepibile per l'epoca. Ha chiesto l'arresto del questore, perché il questore combatteva le mafie alleandosi con i mafiosi, cioè faceva eliminare i più pericolosi. Il questore di Palermo aveva ereditato l'idea da un altro personaggio, Maniscalco, che bisognava combattere i delinquenti attraverso i delinquenti. Cioè si fa ordine alleandosi con gli uomini del disordine. Non vi meravigliate, la polizia nasce sulla base di questa concezione che è tipica della polizia francese. E ci vorranno degli anni perché questo modello di sicurezza pubblica, cioè bisogna togliere i delinquenti di strada ma allearsi con quelli che hanno rispetto della gente, ci vorranno molti anni. Il questore, di fronte a questo atto inaudito per lui, dove va? Va dal capo del governo, va a Roma, va da Lanza, capo del governo. E quindi immaginate un po' un magistrato che vuole far arrestare il questore e il questore si rivolge al capo del governo che lo sostiene. Questo è, vi dovete immaginare questa scena. Quindi quando arriva in Parlamento e quando parla ha alle spalle questa esperienza e nel Parlamento fa un discorso che ha lo stesso valore dell'inchiesta di Franchetti e Sonnino, i due che per primi hanno detto che la mafia ha a che fare con l'economia, cioè sono mafiosi del ceto medio, sono facinorosi del ceto medio, li chiamo. E invece il nostro attribuisce alla mafia una soggettività politica, cioè dice c'è mafia solo quando c'è un rapporto con le istituzioni. Lo dice a metà degli anni 70 dell'Ottocento, e noi ci abbiamo messo più di un secolo e mezzo per dargli ragione, più di un secolo e mezzo. Quindi io provo a descrivervi questo personaggio che arriva a Palermo a 39 anni. A Palermo in quel periodo erano andati via tutti, c'era stato un ricambio impressionante di prefetti, di questori. 10 prefetti cambiano nel giro di 10 anni, questori, procuratori del re, insomma la Sicilia per il nuovo Stato è il problema fondamentale, non si riesce a garantire l'ordine pubblico in Sicilia e per lo Stato italiano è fondamentale
per cui si cominciano a trovare delle scorciatoie. E lui arriva lì, ma arriva dopo aver sperimentato in un altro momento della sua vita. Nasce a Cutro nel 27, resta a Cutro per quasi tutta la sua infanzia, torna a Napoli per gli studi universitari e si riconcilia con il suo mondo pietrese, amalfitano, salernitano. E ha fatto già delle esperienze, le due più significative esperienze di Tajani sono queste. Quando c'è la spedizione di Pisacane, uno dei personaggi che poi diventerà un personaggio fondamentale del nuovo Stato, cioè Giovanni Micota di San Biase in Calabria, l'attuale Lamezia Terme, è quasi ferito a morte, viene sottoposto, ha partecipato alla spedizione di Sapri e viene condannato a morte. Chi lo difende? Un giovane avvocato di Vietri sul Mare, cioè Diego Tajani. Sarebbe la stessa cosa dell'avvocato di un dissidente russo, la stessa cosa. Immaginate che coraggio ci voleva per sostenere la difesa verso la corte criminale, si chiama Corte Criminale di Salerno, che coraggio ci voleva. Lui lo fa, ma ne paga le conseguenze. Il regime borbonico lo costringe ad emigrare. E dove va? Va in Piemonte. E chi lo riceve per primo? Cavour, perché Cavour era entusiasta di conoscere colui che aveva avuto il coraggio di difendere un cospiratore contro i Borboni. Ma lui sente il moto risorgimentale come una sua identità. Stiamo parlando della generazione che ha fatto l'Italia, con diverse modalità, lui meno sul piano militare, ma stiamo parlando di loro. Sono una minoranza, ma che minoranza? Sono un'estrema minoranza, ma che minoranza? E non è una minoranza fatta solo di settentrionali, dei mille di Garibaldi, sono tantissimi regionali, compresa una parte del clero, che fa la sua battaglia. Cavour, quando lui decide di diventare soldato, Cavour lo chiama e dice, ma che vuoi fare? Non è possibile. Cavour ne capisce le straordinarie capacità. Lui ha scritto un libro sul sistema penale della Savoia, del regno di Sardo, e ha ricevuto i complimenti del ministro del Guardasigillo. E quindi Cavour dice no, via via che noi conquistiamo i regni centrali, tu mi devi riorganizzare diciamo, la giustizia militare. Ebbene, lui si mette a fare questa attività, ma ad un certo punto, conquistato il regno di Napoli, è successo un fatto clamoroso. L'ultimo rappresentante dei Borboni, che a sua volta era stato in galera come oppositore dei Borboni, ma verso la fine del regno i Borboni disperati chiamano lui come prefetto e addirittura come ministro degli interni. Questo Liborio Romano, quando sa che Garibaldi parte da qua e parte con la ferrovia da Cavalli di Reno, quindi non va con l'esercito Garibaldi a Napoli, perché gli hanno detto che è tranquilla Napoli, quindi non ha bisogno di portarsi l'esercito dietro. Perché che era successo? Che Liborio Romano, disperato del fatto che nei cambi di governo ci poteva essere una rivolta del popolo, chiama il capo della Camorra, Tore Crescenzo, e gli chiede di tenere l'ordine pubblico. Cioè siamo nella situazione in cui i camorristi diventano la Guardia Nazionale, con una bella fascia tricolore qui, sono loro che tengono l'ordine pubblico, quello che poi avverrà in Sicilia. Ma immediatamente Cavour, che vede che le cose, per vari motivi, è difficile qui raccontare in pochi minuti, ma l'auditorio credo che su queste cose della formazione dello Stato nazionale è abbastanza informato. Insomma, da un lato c'è Cialdini, luogotenente, dall'altro viene mandato Silvio Spavento. Insieme al fratello Bernardo sono due personaggi straordinari dell'Italia risorgimentale e poi dell'Italia unita. E Silvio Spavento si porta Diego Tajani dietro.
Qual è l'obiettivo? È togliere i camorristi dalla Guardia Nazionale. Sciolgono la Guardia Nazionale, ma i camorristi assediano il palazzo in cui vive Silvio Spaventa. A quel punto Silvio Spaventa resiste, ma Cialdini riforma queste squadre, al che Silvio Spaventa se ne va insieme a Diego Tajani. Sono uomini abituati a dimettersi quando la situazione contrasta con le loro idee. E questo è un fatto che in tutta la sua vita Diego Tajani rispetterà, addirittura lascerà la magistratura, come è stato già detto e poi dirò. A quel punto va in giro all'Aquila, Ancona, Catanzaro e viene chiamato nel 1868 a Palermo. Bene, la situazione ve la descriverà. Lascia la procura quando il questore viene assolto. Lascia e si dimette dalla magistratura. A quel punto lui è amico di Silvio Spaventa, un personaggio fondamentale dei liberali italiani. Il governo c'è la destra. Gli chiedono di candidarsi. Chi gli chiede di candidarsi? La sinistra storica. Dati i rapporti che lui aveva avuto con Nicotera, che aveva difeso, gli chiedono di candidarsi. La sinistra storica vuole fare la polemica più feroce proprio sull'ordine pubblico. Lui accetta di candidarsi e vince in maniera straordinaria, prende più di 500 voti, mi sembrerà, all'epoca votava il 2% della popolazione, prese 500 in dispari voti, il suo avversario ne prese 200 in dispari, quindi lo sovravanzò di moltissimo. Viene eletto nel collegio di Amalfi, in questo collegio. A quel punto in Parlamento si apre la discussione sull'ordine pubblico e lui fa questo memorabile discorso. Si parla per 3 giorni in Parlamento e quando parla Diego Tajani stanno tutti zitti, zitti, zitti. Cioè è una scena, veramente se ci fossero state le TV all'epoca sarebbe una scena da riprodurre in tutte le scuole. Beh, alla fine di questa vicenda Diego Tajani ha, grazie a questo ruolo che ha avuto a Palermo, avrà una funzione importante nella vita politica italiana. Sarà per più di 40 anni nel Parlamento, prima come deputato e poi come senatore a vita. Senatore, all'epoca era il re che eleggeva o indicava i senatori. Diventa 2 volte ministro. Ecco, che cosa dire su questa ultima parte? Che mentre nella parte di avvocato lui è stato straordinario e coraggioso, come magistrato è stato straordinario e coraggioso. Nella seconda parte, quando è uomo politico, diciamo, il Tajani ha una presa minore. So che Maurizio se la prenderà un po'. Maurizio nel suo libro parla anche di altri suoi discorsi parlamentari e ne vede la grande forza anche come ministro della giustizia, ma come ministro della giustizia lui che si era battuto in Parlamento contro una giustizia che penalizzava i magistrati che andavano contro il governo, quando lui diventa ministro della giustizia cambia più di 100 magistrati, sposta più di 100 magistrati, cioè in questa cosa qui non è proprio coerente, ma è il periodo storico. Non c'è una divisione netta o un'autonomia totale della magistratura dal potere politico, è una cosa che conquisteremo nel secondo dopoguerra, con la Costituzione. Memoria anche del fatto che mantenere i magistrati sotto il governo forse ci ha anche consegnato il fenomeno mafioso. Se non avessimo avuto questa subalternità del potere della magistratura verso la politica, forse la mafia in Italia sarebbe stata una cosa. Questo è un mio convincimento. Poi nei rapporti lui è 2 volte ministro. La cosa che fa fondamentale è l'imposizione del matrimonio civile prima di quello religioso. Anche qui i liberali nei confronti della Chiesa forse hanno fatto la cosa più importante, cioè libera Chiesa e libero Stato e libera Chiesa. Cioè da questo punto di vista lui è coerente, anche come tutti i liberali di quell'epoca. Nel rapporto, ho detto della magistratura, nel rapporto Stato e Chiesa
A fine Ottocento però lui diventa anche difensore di Crispi, presidente del Consiglio, che viene accusato di bigamia, e lui lo difende. Nicotera, che lo aveva, lui aveva difeso Nicotera, ma quando Tajani comincia a diventare un politico di un certo spessore, arriva uno scontro durissimo. Nicotera gli dice che lui è un ambizioso, gli dice che lui fa tutto questo per ragioni di carriera. Lui fa pace anche con Nicotera e addirittura fa pace col prefetto Medici di Palermo, contro cui si era scagliato. Se è un uomo tutto di un pezzo nei confronti della mafia, nei confronti della Chiesa, se è fino in fondo un uomo dello Stato dell'epoca, lui cede qualcosa al trasformismo politico. Possiamo dire che l'epoca, in quell'epoca non esistevano i partiti politici, uno doveva essere coerente a che cosa? Ai suoi valori, ma non alla sua ideologia. E molti di questi pensano che tutto sommato è nella disponibilità del politico quello di conquistare un altro, anche se in maniera disinteressata, chiamiamolo così. Il trasformismo viene inventato proprio da De Pretis, che è il presidente del Consiglio di cui lui è ministro. Ecco, voglio chiudere su questo aspetto. Il trasformismo è una delle cause di maggiore corruzione della vita politica italiana. E se dobbiamo dire fino in fondo come sono andate le cose, dobbiamo dire che l'Italia si è caratterizzata per una forte presenza di corruzione e di mafia nella vita politica, perché le basi sociali dello Stato sono deboli. L'Italia fu fatta da una minoranza a cui non associò una maggioranza, perché erano liberali che non volevano le riforme e non volevano soprattutto dare potere a chi stava giù nella scala sociale. Il grande problema della politica italiana fu la mancata riforma agraria, perché i liberali in gran parte erano proprietari di terreni, non lavoravano. Questo comportò che per tenere le masse dentro lo Stato ci sono fatti diversi compromessi, e il trasformismo è una di queste modalità per allargare le basi sociali dello Stato. C'è una parte positiva di questo trasformismo e c'è una parte negativa. Non vi offendete se dico che il trasformismo ha avuto anche un lato, non vi preoccupate, anche un lato positivo. Qual è il lato positivo? Il lato positivo è di inserire dentro il sistema democratico gli oppositori del sistema. Lo si fa con i cattolici, che non vollero l'unità d'Italia, ostacolarono l'unità d'Italia, lo si fece con i socialisti liturati, lo si è fatto con i comunisti nel secondo dopoguerra, lo si è fatto con la Lega negli anni 90, lo si è fatto con i 5 Stelle recentemente. Cioè lo Stato italiano cerca di assorbire gli oppositori, e questa non è una cosa negativa. Quanto è che il trasformismo si trasforma in negativo? Quando piuttosto che realizzare una strategia di integrazione vuoi consolidare il tuo potere personale. Molti hanno ritenuto che per gestire il potere si potessero inserire dentro lo Stato anche forze delinquenziali. La mafia è uno di questi fenomeni. La mafia è espressione di questa idea del trasformismo. Quelli che fanno questo hanno un'idea della legalità molto particolare. Loro ne ridono della legalità, perché pensano che la legalità non è uno strumento per amministrare e per governare gli italiani. Se Vittorio Emanuele diceva che lo Stato si governa con l'esercito e con la corruzione, molti politici ritengono che gli italiani si reggono attraverso il compromesso e la violenza, o la clientela e la violenza. Ecco, se dovessi dire in conclusione il giudizio su Tajani, è un uomo delle istituzioni, è un uomo dello Stato che ha senso dello Stato, a volte un senso ottuso dello Stato, mi permettete questa espressione, cioè ritengono che lo Stato viene prima di ogni altra cosa, anche dei compromessi con la malavita. Molti che invece sono stati ritenuti uomini dello Stato non lo sono affatto, perché hanno ceduto una quota delle potestà dello Stato a dei criminali. È la storia recente della nostra
Repubblica. Se non avessimo fatto questo, oggi non sarebbe forte la mafia, e se avessimo avuto uomini tutti in un pezzo come Tajani, non dovremmo oggi fare i conti con il fenomeno mafioso. Isaia, volevo solo dire che quella pratica di utilizzare i criminali per combattere gli altri criminali, come giustamente sottolineato, introdotta dai ministri della polizia napoleonica, venne utilizzata anche in Calabria. Si sa poco dell'aspetto calabrese, ma bisognerebbe ricordare che nel 1860 il più potente esponente di quella che allora era la picciotteria calabrese, si chiamava Raffaele Morgante, venne nominato appunto capo della Guardia Cittadina, e quindi anche in Calabria seguirono questo discutibile strumento di congestione dell'ordine pubblico. Adesso diamo la parola e ci collegheremo al professore Giuseppe Carlo Marino, professore emerito di storia contemporanea all'Università di Palermo. Come giustamente sottolineava il professore Sales, Giuseppe Carlo Marino, per noi che insegniamo storia delle mafie, è sempre stato un grande punto di riferimento. Maestro, a te la parola. Buonasera, spero che mi sentiate. Sì, benissimo. Anche se mi rendo conto di una condizione difficile, siamo riusciti a rabberciare questo collega qui. Bene, ringrazio per le sue parole così generose Antonio, l'amico Antonio Licato, così come ringrazio anche il collega Isaia Sanz per il suo intervento, e mi libera dal problema di dover scendere in dettaglio della biografia di un personaggio tanto complesso e tanto ricco di esperienza civile quale fu Diego Tajani. Ci sono tante facce di questa figura di eccezionale bontà, che diciamo alla distanza mi sembra comparabile soltanto con la figura di certi magistrati che la Sicilia avrebbe conosciuto in tempi recenti. In particolare mi sembra comparabile con Paolo Borsellino. Forse se dovessi fare un raffronto tra antico e presente, nel pensare, nell'immaginarmi l'azione e la figura e civile e morale di Diego Tajani, penserei appunto a Paolo Borsellino. Per i motivi che sono stati già chiariti e da Isaia nella sua importante relazione. Relazione che, come ho detto, mi libera da un esame da un'analisi dei dettagli, perché potremmo parlare di una figura così poliedrica sotto vari punti, da diversi punti di vista. Dal punto di vista del patriota, perché fu patriota, è un patriota importante del Risorgimento, anche se è rimasto in ombra e nelle narrazioni ufficiali delle stesse. Ma fu anche, potremmo analizzare la sua esperienza dal punto di vista del suo lavoro di magistrato, del suo ruolo di procuratore del regno, come è stato ricordato, ma anche nella veste poi del politico e nella veste dell'avvocato. Tutti questi aspetti di una biografia umana si racchiudono, si sommano nella figura poliedrica e complessa di Diego Tajani. A me pare importante, anche per non tediare molto
è una pesantiera di questo dibattito, e concentrare l'attenzione su quell'episodio particolare che è costitutivo anche della sua figura, della sua immagine nel regno, dei suoi tempi, che è l'episodio dell'esperienza palermitana con il questore albanese, così si chiamava, albanese non diciamo di origine, ma albanese di cognome, vicenda che è stata poc'anzi diciamo richiamata. Bene, questa vicenda va collocata all'interno della grande questione dei rapporti tra Stato e società siciliana. Non è una questione soltanto di litigi tra due, o di scontri tra due, diciamo, ordini dello Stato, la magistratura da una parte e la polizia dall'altra. È invece una questione che riguarda il complessivo rapporto nella gestione del potere, che nell'Italia di quel tempo si assume nei confronti di una società siciliana nella quale la mafia non era, e già non si cominciava a capire, non era soltanto la criminalità organizzata, ma era soprattutto il potere. E quale potere? Il potere dei ceti sociali privilegiati, il potere dei baroni, che erano soliti avvalersi della mafia come di un loro strumento, ovvero, come è stato detto efficacemente, come di una loro forza armata, di una loro forza armata speciale. Ora, lo Stato liberale, negli anni in cui Tajani è nominato procuratore della Repubblica del Regno a Palermo, è lo Stato che a livello nazionale è guidato dagli uomini della destra storica, sono i governi della destra storica. E qual è la politica della destra storica nei confronti della mafia? Beh, è una politica assai ambigua. Perché il problema fondamentale della destra storica è quella di sconfiggere l'opposizione dei baroni allo Stato. Perché dopo l'unità nazionale, la classe dominante siciliana, in particolare quella che deteneva le grandi ricchezze e quindi che dominava il latifondo, e che aveva il controllo delle principali risorse agrarie dell'isola, che erano soprattutto il grano, bene, questa è il periodo in cui questa classe politica, questo ceto politico privilegiato, è in opposizione netta con lo Stato, dal quale temeva iniziative dal suo punto di vista eversive, quali avrebbero potuto essere semplicemente il pagare le tasse, il perdere alcuni privilegi ed eventualmente sottoporsi ad una revisione del sistema agrario con una eventuale, già se ne ha auspicato lo sviluppo, con un'eventuale riforma agraria. Quindi abbiamo da una parte lo Stato osteggiato dai baroni e quindi anche dalla mafia, e dall'altra parte lo Stato della destra storica che combatte questa realtà, che si trova ad affrontare, a fronteggiare questa realtà. Ora, una parte delle forze dello Stato ritiene di poter utilizzare la delinquenza organizzata, la criminalità,
sostituendosi nell'uso appunto della delinquenza criminale e della criminalità organizzata ai baroni, cioè di rivolgere praticamente i delinquenti contro i baroni. E per far questo bisogna stabilire rapporti positivi con l'area della delinquenza e per tentare appunto di rompere l'alleanza tradizionale ferrea tra baroni e ceti cosiddetti pericolosi, cioè malavitosi. Quindi la destra storica, e questo spiega il comportamento del questore albanese di cui si è parlato, ma spiega anche l'ostilità della classe dirigente baronale e che mantiene ferma la sua opposizione allo Stato finché lo Stato non decide tout court di riconoscere alla classe dirigente siciliana, quindi ai ceti privilegiati, una sinecura illimitata, facendosi portatore e difensore dei suoi interessi. Il che accadrà dopo le elezioni politiche del 1874 e per effetto di un fenomeno trasformistico di plateale dimensioni che fu costituito da un passaggio dell'intera classe politica siciliana, quasi dell'intera classe politica siciliana, dalla destra alla sinistra. Una caterva di personaggi autorevoli, di notabili e soprattutto di baroni diventarono di corpo personaggi di sinistra. E riferimento e chiesa loro nazionale della loro svolta trasformistica era un grande uomo del risorgimento e un grande siciliano che si chiama Francesco Chenzi. Ora Diego Tajani si trova collocato all'interno di questa vicenda, di questa dinamica assai complicata, e uomo dallo Stato com'è e uomo dello Stato tutto di un pezzo, uomo dello Stato rigoroso e severo, non può accettare il metodo che la destra aveva perseguito di sostituirsi ai baroni nel controllo della criminalità organizzata. Tutto questo non l'avrebbe potuto accettare, così come Paolo Borsellino non avrebbe mai potuto accettare la trattativa dello Stato e della mafia, perché più o meno si sarebbe trattato della stessa cosa. Ecco che tutto questo fa risaltare la grandezza di Diego Tajani come precursore di quella che sarebbe stata anche in futuro la linea, diciamo, nobile dello Stato che combatte la delinquenza organizzata senza sé e senza no. Ma anche il meccanismo nel quale si viene a trovare dal punto di vista dei suoi esiti politici è in contraddizione con gli aspetti, diciamo, nobili, positivi, assai alti della scelta di difesa ad oltranza della statualità che Diego Tajani assume, di cui assume la rappresentanza. Perché? Ma perché la sinistra, che, nella quale milita e alla quale presta il suo lavoro poi parlamentare e il suo lavoro, diciamo, di governo come guardasigilli, questa sinistra altro non è che la mafia al potere.
Ecco, guardate, è una questione assai complessa, così complessa da sembrare anche sofisticata, ma non avrei potuto interpretare, rendere diciamo reale omaggio a Diego Taiani se non avessi anche evidenziato questa che fu la, diciamo, l'aspetto paradossale del suo esercizio nobile ed elevato di uomo antimafia, cioè che il suo impegno antimafia finì per essere strumentalizzato dalla mafia potere, rappresentata dalla sinistra parlamentare, dalla sinistra storica e da Francesco Crispi, personaggi con i quali lui finì per essere rigorosamente e intensamente e anche umanamente collegato. Ecco, quale lezione possiamo trarre da questo? Quale lezione ci viene? Ci viene una lezione fondamentale. E quando noi parliamo di lotta alla mafia, non possiamo assolutamente parlare di una lotta dello Stato che sta da una parte e della mafia che sta dall'altra. Ma quando noi parliamo di antimafia e di mafia, parliamo di una situazione in cui Stato e mafia sono intrecciati. Parliamo di una situazione nella quale la mafia è nello Stato e quindi ha nello Stato una sua parte e alla quale si oppone un'altra parte che è l'antimafia. Ed è la situazione nella quale si troverà poi a muoversi l'intera storia della lotta alla mafia anche negli anni successivi e nel secondo dopoguerra. Ecco perché citavo non a caso all'inizio Paolo VI. Si troverà di fronte a questa situazione. Quindi si troverà più a combattere la mafia dentro lo Stato che la mafia che ne stava fuori e che veniva utilizzata dalla mafia mafia, dalla mafia vera che era la mafia dello Stato. Io credo che quindi abbiamo più che argomenti attraverso l'analisi dell'esperienza complessa di Diego Taiani per un discorso assai profondo e assai, direi, innovativo sulla mafia e sulla mafiosità. E abbiamo elementi importanti per apprezzare come sacrificio e come eroismo la lotta di quella parte delle istituzioni che dentro lo Stato combatte l'altra parte che sta invece con la mafia ed è essa stessa mafia. Non so se sono riuscito a rendere chiaramente quello che è il senso della mia analisi, che peraltro avrebbe bisogno di una articolata esposizione per diventare più comprensibile e più convincente. Ma una cosa è certa, che da questa analisi risalta la grandezza di uomini come Diego Taiani, così come Paolo Sorrisi, e aggiungerei oggi come quell'amico procuratore di mare, Nicola Cattani. Grazie al professore Marino. Adesso diamo la parola al dottor Antonio Anastasi, che è giornalista del Quotidiano del Sud. Vi avevo anticipato che su Diego Taiani si è scritto tanto, però c'è un aspetto che è stato sempre difficile da ricostruire ed Antonio è riuscito a farlo grazie ad un archivio che il padre aveva messo assieme
anche attraverso lettere di Tajani con i suoi familiari, che dimostrano ancora di più il legame di quest'uomo con la sua città natale. Quindi diamo la parola ad Antonio Anastasi. Buonasera a tutti e a tutti. Innanzitutto vorrei dire che essere qui oggi per parlare di Diego Tajani per me è un grande onore, sì. Lo è per il cronista di giudiziaria, perché questo è il mio mestiere, lo è per le origini cutrese che condivido con Diego Tajani. Questa manifestazione vede il patrocinio del comune di Vietri, di Cuto, di Reggio Emilia, che sono territori in cui si respira un'area di riscatto, appunto in particolare finalmente si trova il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, a dimostrazione che l'azione giudiziaria intrapresa in questi anni dalla Guglia di Catanzaro, guidata fino a poco tempo fa dal procuratore Gratteri, è riuscita a far muovere passi concreti verso una legalità non più solo predicata ma praticata. Ed è proprio questa la finalità che persegue il centro studi di Diego Tajani, presieduto da Maurizio Messorano. Per questo vi voglio grazie a tutti, e il mio ringraziamento va in particolare al professore Nicaso per l'approfondimento scientifico, per la passione che da sempre anima la sua ricerca e per avermi consentito di prendere parte a un convegno insieme a relatori tanto prestigiosi, offrendomi quindi la possibilità di proseguire idealmente un lavoro che era stato cominciato tanti anni fa da mio padre, che nelle vesti di direttore di un giornale locale lanciava appelli perché si colmasse un vuoto nella storiografia ufficiale. Aveva iniziato a studiare questa figura e oggi, attraverso una serie di documenti inediti che in parte ho ereditato nella loro forma integrale, originale, e attraverso documenti antichi presso l'Archivio Centrale dello Stato e quello di Catanzaro, proverò a presentarvi il periodo forse meno esplorato, meno conosciuto di Diego Tajani, che è quello calabrese. Lui è stato per 2 anni procuratore generale del Re a Catanzaro, e soffermando in particolare sul caso Morato, dei processi che lui istruì. E lo farò partendo da un documento che risale al 1842, che era una lettera ancora con cancellature e correzioni, che lo zio di Diego Tajani scriveva, che era un ufficiale borbonico, scriveva ai suoi superiori. È il 29 luglio del 1842, fa caldo a Cutro, l'ex granaio della Calabria, il clima è infuocato, anche perché mentre gran parte della popolazione è dedita alla battitura delle spighe, qualcuno dà caccia al più famoso fuorilegge di quegli anni, Giosafat Tarento, l'imprendibile brigante della Sila, alle cui dipendenze imperversano diverse bande. Giuseppe Maria Guarani, lo zio del futuro magistrato e statista Diego Tajani, che è ancora un ragazzino di 15 anni, dal volto roseo e con i capelli biondi, è stato da poco nominato consigliere distrettuale del governo borbonico. Guarani informa l'intendente della Calabria Ulteriore II, il principe di Giardinelli, in esecuzione di ordini, eccetera, di essersi immediatamente attivato per le ricerche del noto malfattore. Cito questo documento originale, che pare si nascondesse proprio a Cutro. Insomma, e quindi si dice certo che mentre tutto il territorio è, scrive lo zio di Tajani, coperto di gente occupata nella terbiatura dei grani, difficilmente l'apparizione di un brigante le sarebbe occultata. Quindi dà incarico alla Guardia Urbana di sorvegliare notte e giorno gli andanti. Ecco, l'energico Guarani ha un conto in sospeso con la genia dei briganti, per cui si può supporre con quanto zelo cerchi il re della Sila. Tra il 1824 e il 1826 infatti era stato rapito da una banda e per avere salva la vita era stato costretto a pagare
6.000 ducati, quale prezzo per il riscatto, ex ufficiale dell'esercito napoleonico, tra i primi ad abbracciare la causa della Repubblica Partenopea, prosegue la carriera militare anche sotto il Borbone, che lo avevano riabilitato una ventina d'anni dopo l'arresto, dopo la detenzione, per la sua partecipazione ai tentativi insurrezionali del 1820. Ed è una sorte comune a quella del suo commilitone Giuseppe Maria Tajani, il padre di Diego, tra gli esponenti di questo casato nobiliare di Vietri sul Mare, insieme a cui Guarani si era ritrovato al centro di giochi numerà dopo la restaurazione monarchica del 1815. Sono due tipici esponenti di quella borghesia murattiana che dopo la fallita rivoluzione del 1820, indebolitasi la prospettiva di un'alternativa liberale al regime, vengono riassorbiti dal governo borbonico in anni in cui il brigantaggio sta rialzando la testa e Giuseppe Maria Tajani, il capo di Stato Maggiore murattiano, insignito dal Legion d'Onore, che con Cutrese Guarani aveva condiviso battaglie ed esilio, era stato mandato in servizio col grado di capitano di gendarmeria a Monteleone, l'odierna Vibo Valentia, che allora era il capoluogo della Calabria Ultra. E proprio il legame di amicizia con Guarani consentirà a Giuseppe Maria Tajani di fare frequenti visite a Cutro, dove conobbe la diciottenne cognata del compagno d'armi, Teresina Fattizi, che sposò il 3 giugno del 1819. Da questa unione nacque l'8 giugno 1827 Diego, terzogenito, nel palazzo signorile dei Guarani, in un vico del rione Banda, che oggi è a lui intitolato. Sua madre morirà nel 1837, quando Diego ha soltanto 10 anni. Una lettera di condoglianze di Maria Rosa Guarani, che scrive da umbriatico con indicibile dolore alla cognata Bettina, c'è una sincerità di sentimenti che traspare già dall'incipit. Nel mentre cerco di portarvi sollievo, ho bisogno io stessa di conforto. Una perdita sofferta, come lamenta la zia di Diego nella risposta alla cognata, che deve aver generato un vuoto in quel palazzo in cui si intrecciano le vicende dei Tajani e dei Guarani, e con quel vuoto il futuro magistrato dovrà convivere fin da ragazzino. Ecco, tra le carte dell'archivio di famiglia dei Guarani c'è anche una copia con cancellature, con correzioni di quella lettera che lo zio di Diego Tajani avrebbe spedito ai suoi superiori, il cui nemico numero uno in quegli anni era il ricercato Giosafat Tarico, un episodio che può contribuire a inquadrare il contesto storico in cui è maturata la formazione di un giurista che avrebbe speso gran parte del suo talento nel contrastare la criminalità mafiosa e le sue collusioni con frange dell'apparato istituzionale. Sono anni in cui sta crescendo un brigantaggio fatto di furti, di scorrerie nelle masserie, e l'astro brigantesco del periodo è proprio Tallarico, che incarna anche il mito romantico del brigante rivoluzionario che si reggeva grazie al sostegno contadino e al conflitto con la borghesia agraria e col potere politico. E pare che questo super latitante avesse contatti con una spia che lo informava dei movimenti della polizia borbonica, e forse per questo le spasmodiche ricerche a Cutro del capobanda della Sila saranno infruttuose. Un paio d'anni dopo Tallarico sarebbe stato graziato da Ferdinando II, che per portare alla resa comitiva di briganti accettava le condizioni da loro poste, passando da una politica di repressione ad un'altra di patteggiamento che faceva leva anche su leggi premiali a favore di pentiti e di delatori. Si ripete quindi quello che qualche decennio prima i Borbone avevano fatto con altri ex banditi amnistiati, come il brigante Gaetano Martino del Tovardarelli, che venne inquadrato nella Guardia Reale in Sicilia. Ma il caso Tallarico è più eclatante perché due anni dopo, nel 1844, dopo aver patteggiato la sua testa e dopo essersi consegnato con la sua compagnia, ottiene addirittura una pensione per sé e per il suo, e viene relegato ad Ischia. E da pensionato dello Stato si sposa nell'isola dove viene riverito, dove viene celebrato. Insomma, è uno di quegli esempi di ascensore sociale che faceva apparire il banditismo quasi come una buona prospettiva, e chissà se quel ragazzino dal volto roso e coi capelli biondi ne rimane sdegnato già da allora. Come vedremo, lo spettro di Giosafat Tallarico riafferrà 24 anni dopo, in un carteggio col Ministero della Guerra, appena Tajani diventerà procuratore generale del re a Catanzaro.
Intanto in questi 24 anni succede di tutto nella vita pubblica e privata di Diego Tajani. Il professor Sales ha ripercorso la biografia di Tajani, anche e quindi del salto questi 24 anni per tornare in Calabria quando nel 1866 Diego Tajani viene nominato reggente della Procura Generale del Re. Tornato in Calabria però si accasa, perché la complessità di Diego Tajani non è un incidente della storia, lo dimostra pienamente il materiale epistolare che affluisce a Palazzo Guarani, che è una sorta di centro nevralgico di una comunità di affetti. Il magistrato sposerà in terze nozze una donna della città in cui è nato, è Teresina Foresta, la figlia di Giovanni Vittorio Foresta, che per circa 20 anni fu sindaco di Fiume, e da questa unione nasceranno 5 figlie. Ma nelle carte guaraní c'è anche una lettera in cui Diego Tajani scrive alla zia di questo nuovo matrimonio, che spera sia meno sventurato degli altri, perché i suoi sfortunati, con riferimento diciamo ai due matrimoni precedenti sfortunati, perché entrambe le precedenti compagne erano defunte. Quindi sono passati 24 anni da quando suo zio braccava il capobando della Sila a Cutro, ma lo spettro di Giusafat Talarico rispunta appena Tajani si siede nel suo ufficio presso la corte d'appello del capoluogo del paese. Il ministero della guerra, che allora era retto da Efisio Cuggia, chiede al guardasigilli spiegazioni sul perché Luigi Moraga di Cerva, autore di 1000 assassini, venga giudicato in contumacia mentre passeggia sicuro per la piazza di Catanzaro e comanda la forza pubblica. Moraga deve rispondere di 60 capi di imputazione, tra cui svariati fatti di sangue. E per questo nella nota ministeriale l'accostamento è con la vicenda Talarico, che viene definita come la pagina più nera del periodo borbonico. Non si fa attendere la replica di Tajani, che ripesca quel fascicolo che era stato insabbiato. Ecco, cito testualmente la risposta di Tajani: il processo a carico di Luigi Moraga è da più tempo completo, come risulta dall'annesso certificato, dal quale Sua Eccellenza rileverà quali e quante siano le accuse che lo colpiscono e come. Ciò nonostante, il giudizio non è ancora completato e la ragione da imputarsi allo stesso potere che oggi lo affretta. Questo Moraga, accusato di reati gravissimi, colpito da mandato di cattura, fu da me trovato al comando di una squadriglia ed in posizione ufficiale. La spiega di questo fatto mi risultò dalla lettura dei documenti. Abbiamo quindi un Moraga catturato per effetto di mandato, consegnato all'autorità militare, messo ufficialmente al comando di una forza organizzata ed infine richiesta palese all'autorità giudiziaria perché lo ritenesse e giudicasse in contumacia. E richiesta svelata perché, così giudicandolo, lo assolvesse. Dalla risposta di Tajani, insomma, già trapela la critica a quella pratica che in Calabria viene sperimentata dal 1860, di utilizzare criminali per cogestire o addirittura gestire l'ordine pubblico, come scrive il professor Nicaso. Sono sistemi che in Sicilia sono ormai endemici, quando ci andrà da procuratore di Palermo. Ma la Calabria in quegli anni non è da meno. Proprio nel 1865, poco prima dell'avvento di Tajani, nella provincia di Catanzaro si registra una nuova infiammata di brigantaggio. A Catanzaro e Cosenza si istituiscono tribunali speciali di guerra che giudicano e condannano anche in poche ore detenuti accusati di brigantaggio. La Calabria è al centro della crisi in quegli anni. In primavera si consuma un agguato al procuratore Camillo Longo, il predecessore di Tajani, salvato dalla scorta, e il governo reagisce inviando come comandante militare il generale Emilio Pallavicini di Brio. Nonostante la sua fama da guascone sui debiti di gioco, Pallavicini si era ormai definitivamente legittimato con l'establishment per i successi nella campagna contro il brigantaggio. Aveva sterminato le bande di Giuseppe Nicola Summa, detto Rinconato, aveva costretto alla resa Carmine Crocco, e lo faceva reclutando ex banditi che volevano acquistare i meriti, come quel Giuseppe Caruso, che venne arruolato proprio perché conosceva
rifugi e strategie di Crocco, essendo stato il braccio destro. Ecco, giunto in Calabria, Pallavicino individua il Caruso calabrese proprio in Moracca. E la grande proprietà terriera catanzarese ammira la determinazione di questo aristocratico che sta esautorando l'autorità civile dalla repressione del brigantaggio e vuole aggiudicarsi i successi a qualunque costo, inasprendo i metodi attuati dai suoi predecessori e trattando coi capi dei briganti. E non a caso è proprio Pallavicini ad annunciare la costituzione in carcere di Moracca. In quegli anni il generale ha un'influenza tale da indurre il prefetto di Catanzaro, Francesco Modei, a scrivere al procuratore Tajani. Pallavicini vuole far sapere al magistrato che desidera ardentemente che all'imputato venga attribuita una ricompensa morale per gli importanti servizi resi, ovvero l'uccisione del capobanda Spinelli e il ferimento dell'altro capobanda Morelli. Moracca aveva avuto un ruolo nelle trattative con i briganti per la liberazione di un deputato, Raffaele Gallucci, di cui il generale Pallavicini si attribuiva meriti. E Pallavicini utilizza Moracca attraverso la Sila insieme al suo capitano per arrivare ai sequestratori, anche se poi sarà necessario il pagamento di 8.000 ducati per il riscatto. Pallavicini si difenderà dalle critiche per le trattative, sostenendo che senza quell'intervento Gallucci non si sarebbe salvato. E compiere il sequestro di persona con un vero e proprio blitz era stato proprio il brigante Correa, che viene ferito da Moracca, che era stato scelto come comandante della forza pubblica proprio perché era un abile tiratore. Infatti riuscì poi a mettersi sulle tracce dei banditi. Ecco perché il prefetto di Catanzaro, in una missiva al procuratore Tajani, afferma che non può non associarsi alle richieste dell'illustre generale affinché venga concessa a Moracca la difesa a piede libero e contro cauzione. Insomma, quel capo squadriglia che faceva stragi di briganti si ritrova al centro di casa nazionale. C'è tutto un carteggio che coinvolge anche il ministro della giustizia, il ministro dell'interno, ma il generale vuole incidere anche sulla decisione finale del processo, come si evince da una nota che è conservata nel fascicolo. Ecco cosa scrive: l'essere Luigi Moracca alla testa di una squadriglia e l'avere egli per le passate relazioni i mezzi di portare colpi assai funesti al brigantaggio mi fanno desiderare che il processo di lui sia iniziato con la maggior possibile sollecitudine e condotto in modo che senza pregiudizio della giustizia gli si possa tener calcolo e della sua spontanea presentazione e dei resi servizi. Ritengo che una volta liberato dietro sentenza della Corte, Luigi Moracca procederà con coscienza nel disimpegno della missione che io gli ho affidato. Il ministro della guerra fa sue le vivissime istanze di Pallavicini, scrive al ministro della giustizia. Moracca alla fine verrà ritenuto colpevole di soli reati politici, come precisa Tajani ai due ministri, poiché in seguito ai chiarimenti ottenuti nella discussione in cui furono sentiti ben 150 testimoni di vari paesi di diversa condizione sociale, il giurì si convinse che egli non ebbe alcuna influenza diretta sulla consumazione di reati comuni avvenuti nel luglio 1861. La Corte d'Assise quindi assolve Moracca da 59 capi d'accusa. Pallavicini ha vinto, ma Tajani mantiene in carcere Moracca per un camillo, perché per un errore materiale era stato omesso un ulteriore capo di imputazione che non era connesso agli altri, e farà un nuovo processo. La firma di Tajani l'ho rintracciata anche in altri fascicoli per reati politici a Catanzaro, come quello a carico del parroco di Caraffa, Don Rosario Felicetta, assolto insieme ad altre 11 persone dall'accusa di censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, con l'aggravante per Felicetta di essere un ministro della religione. I carabinieri reali lo avevano arrestato e poi rilasciato col parere favorevole di Tajani, perché secondo alcuni testimoni dal pulpito predicava il ritorno dei Borbone e si lasciava scappare dopo qualche viva il Papa e viva la religione, anche qualche viva Francesco II. E lo stesso pare succedesse durante pubbliche adunanze notturne. Insomma, a sua difesa il parroco poi citerà l'enciclica Levate di Papa Pio IX, che verrà acquisita su disposizione di Tajani. Insomma, riuscirà a dimostrare che erano preghiere e non una cospirazione contro il re. Ma è un episodio che la dice lunga sul clima di quegli anni, durante i quali agenti politici borbonici fomentavano la reazione tra le classi rurali, e uno di questi era proprio Moracca, autore di un programma con cui nel 1861 aveva invitato i catanzaresi a ristabilire in Calabria il governo provvisorio a nome del re Francesco II. Ma Moracca, a differenza del parroco,
oltre ad essere un filo borbonico, si era macchiato di reati comuni. Insomma, e la sua vicenda suscita clamore sulla stampa locale. Ne parla il giornale di Cosenza, il Crati, che pubblica una difesa di Moraca, alla quale replica il Nuovo Periodo, un trisettimanale catanzarese, che riporta integralmente tutta la fitta serie di capi di imputazione, che non comprendono solo reati politici di cospirazione, ma anche reati come organizzazione di bande armate, furti, rapine, sequestri di persona a scopo estorsivo e ben 4 omicidi, tra i quali quello di un luogotenente della Guardia Mobile. Balzano all'attenzione analogie con la più nota vertenza Tajani albanese, della quale hanno parlato gli illustri relatori che mi hanno preceduto, e che è la vertenza che caratterizza il periodo palermitano di Tajani. Le imputazioni di Moraca, tratte dal registro dei crimini, vengono pubblicate dal periodico calabrese 2 mesi prima della sentenza. La requisitoria pronunciata dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo, con cui il procuratore Tajani chiede il rinvio a giudizio del questore con l'accusa di aver retto la sicurezza pubblica con l'aiuto della mafia ordinando delitti, viene fatta stampare pochi giorni prima del verdetto da Diego Tajani, perché lui apprende anticipatamente quale sarebbe stato l'esito del processo. Come sappiamo, è la mossa che poi indebolirà la posizione di Tajani e che consentirà al governo di imbastire la contromanovra che porta all'assoluzione del questore per il rotto della mafia. Ma le vicende Moraca e Albanese sono accustabili anche per quell'indizione di Tajani contenuta nello storico discorso del 1875, secondo cui la mafia non è invincibile di per sé, ma perché è strumento di governo locale. Appena arriva in Sicilia, Tajani si rende conto che i malviventi erano stati arruolati nella Guardia Nazionale e che le guardie campestri erano colluse con la mafia. Era successo anche a Catanzaro, dove il garante della sicurezza era un imputato di omicidi, ma accadeva anche a Napoli, ai tempi in cui Tajani era questore, come ha messo bene in evidenza il professore Isaia Sales. Forse fu proprio l'episodio di Napoli, da cui rimase scottato, a far maturare in lui la convinzione della necessità di una organizzazione delle forze di polizia scevra da Arbitrio, un problema che affronterà appunto anche da procuratore di Catanzaro. Ma forse era un pensiero fisso ai tempi in cui era un ragazzino e suo zio braccava appunto il re della Sila, che poco dopo sarebbe stato graziato da Ferdinando II e in cambio ottenne pure una rendita vitalizia. Non era certo il primo esempio di trattativa tra briganti e potere politico-militare ai tempi dei Borbone, ma la pratica sarebbe stata ripresa nel periodo post-unitario, proprio durante la campagna contro il brigantaggio condotta dal generale Pallavicino, come abbiamo visto, che anche in Calabria reclutava ex briganti nella forza pubblica. Il caso Moraca quindi è un esempio di resistenza della magistratura alla gestione dell'ordine pubblico affidata ad autori di gravi misfatti, che precede le denunce formulate da Tajani durante il famoso dibattito parlamentare del 1875. A Catanzaro però Tajani non riuscirà a legalizzare le scelte repressive del potere politico militare. A Palermo, come vedremo, come è stato ben evidenziato, il conflitto con le autorità politiche giungerà invece all'apice della tensione e lo costringerà a dimettersi dalla magistratura e a proseguire sul fronte parlamentare la lotta alle collusioni tra gli apparati di polizia e la criminalità mafiosa. Grazie ad Antonio Anastasi. Adesso diamo la parola al senatore Maurizio Mesoraca, che è anche presidente del Centro Studi e Ricerche Diego Tajani. Buonasera. Allora, Bertolt Brecht, in una delle sue celebri frasi, sosteneva: ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi. Ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita. Essi sono gli indispensabili. Non ci sono dubbi che Diego Tajani appartenga a quest'ultima categoria. Nato a Cutro l'8 giugno del 1827, discendente da un'antichissima famiglia del paese,
ha svolto incarichi tra i più alti della storia del nostro paese e lo ha fatto con risultati sempre straordinari: avvocato, magistrato, deputato, ministro di grazia e giustizia per ben due volte, vicepresidente della Camera dei Deputati. In ognuno di questi ruoli Tajani ha lasciato indelebile la traccia. È stato precursore del tema ancora attuale, di nomi ancora irrisolti del nostro paese. Ma è soprattutto per la messa sotto accusa del questore albanese in qualità di procuratore di Palermo e per il memorabile discorso contro le mafie che egli ha sostenuto, che pronunciò l'11 e il 12 giugno del 1875 alla Camera dei Deputati, che egli rimarrà nella storia del Parlamento italiano e della nostra, del nostro paese. In questo convegno mi occuperò del ruolo che Tajani ha esercitato come magistrato. In particolare mi occuperò della lingua con il questore Giuseppe Albanese in qualità di procuratore di Palermo e della scandalosa sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo assolse l'ex questore e gli altri 17 coimputati per insufficienza di prove. Si tratta di una vicenda complessa che ha reso Tajani famoso all'epoca dei fatti e che lo rende oggi decisamente attuale, soprattutto in relazione al ruolo che ha esercitato nella magistratura e ai problemi della giustizia e dell'unità mafia. Mafie sempre più interconnesse, pervasivamente presenti in tutti i contesti economici e sociali del nostro paese. Tajani entrò in magistratura subalpina nel 1859 e subito si distinse per il suo innegabile ingegno e per la vasta e profonda dottrina giuridica, ma anche per la nobiltà del suo carattere, che lo rendeva energico ed inflessibile nella lotta contro il diritto e la difesa del diritto. In ogni occasione onorò la dignità della funzione di magistrato e lo fece mantenendosi fuori dalla partigianeria politica, come si conveniva e si conviene anche oggi a chi voglia garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Questa sua dirittura morale e professionale lo fece apprezzare dalla classe dirigente del suo tempo, soprattutto dalla parte più avanzata della magistratura dell'epoca e della classe politica. Giovanni Bobbio di lui scrisse nel libro Uomo e le cose che sul petto di Tajani è impresso il carattere indelebile del mostro Frangal non flettante. E Barzilai scrisse: nell'ufficio di pubblico ministero fu severo, implacabile, contro tutti coloro che di indulgenza non erano degni, sfidando ire, esponendosi alla pesaglia di ogni maniera. Anche le sue competenze dottrinali furono subito riconosciute, tanto che fu nominato componente della commissione per la modifica del codice penale sardo, alla quale diede un contributo prezioso, pubblicando il libro Commentario al primo libro del codice penale sardo, sintesi delle sue competenze e del suo spirito innovativo. Tali impegni ebbero apprezzamento anche di Vittorio Emanuele II, di Cavour e della Tazzi. Quest'opera ebbe un successo straordinario, tanto che vendette un numero enorme di copie, fu consigliata dal Quarto Sigillo di Giovanni Foresta alla magistratura piemontese. Dal 1860 al 1861 Tajani fu inviato in missione come procuratore generale del re all'Aquila. Come sempre si adoperò per la legalità e il diritto. In questa veste fece sbaraccare una corte marziale illegale, scrivendo al ministro parole scolpite a fuoco, che dicevano: è necessità suprema che tale loro concluso cessi immediatamente, con l'impedire e punire severamente ogni altro ingiusto illegale e arbitrario, perché oggi non è il partito che vince, ma la parte che sorge per farsi grande e temuto sulla concordia di tutti. Dopo pochi giorni la corte marziale illegale venne smantellata e l'autorità giudiziaria ripresa in funzione nel solco della legge. Nel 1860 Garibaldi, alla testa dei 1000 si rendeva necessario, dopo la sconfitta dei Borboni, che si garantissero ordine e legalità. E chi, se non Tajani, poteva assolvere a tale compito? Fu così che mesi dopo Tajani venne nominato prefetto di Napoli, città dove si registrava una corposa presenza della camorra, dove era in atto, tra l'altro, una lotta senza quartiere tra il vecchio e il nuovo regime,
tra quello che rimaneva del regno borbonico e la recente monarchia sabauda. Tajani, con l'aiuto di Conforti e soprattutto di Silvio Spaventa, che era dotato di severo e arcigno carattere, procedette alla sua opera di duro contrasto alla camorra e di rinnovamento in corte di polizia, che si manifestò soprattutto nel scioglimento delle guardie di PS, che erano agli ordini del famigerato Emporio Romano, come aveva ricordato Isaia Sales prima. E ultimo prefetto di polizia dei Borboni, il quale non disdegnava di utilizzare ladri e camorristi per mantenere, si fa per dire, l'ordine pubblico. Per questa decisione Tajani avrebbe dovuto ricevere il plauso da parte dei suoi superiori. Invece il nuovo tenente del re, Enrico Cialdini, che era della stessa pasta di Livorio Romano, reagì ristabilendo la pattuglia di Livorio Romano. Diego Tajani, a seguito di questa decisione, in coerenza con i suoi principi e valori, si dimise. Cavour respinse le dimissioni, ma Tajani dimostrò ancora una volta grande personalità insistente, rispondendo che il dissenso era sui criteri di governo, i quali non gli permettevano di rimanere. Il governo, che non voleva perdere il prezioso contributo di Tajani, gli propose di occupare il posto di procuratore generale a Salerno, anche perché ha riposto al rinnovamento della magistratura. Ma ancora una volta Tajani rifiutò la promozione, ritenendo che quella nomina in quel momento si sarebbe prestata ad equivoci. Cosicché ritornò all'Aquila, dove l'8 agosto del 1861 fu nominato giudice della Gran Corte Civile in missione quale procuratore generale del re. E qui si trova ad affrontare un altro dei gravi problemi di quel periodo, il brigantaggio. Preso possesso del nuovo incarico, così scriveva al Ministero: la forza pubblica incaricata di studiare il brigantaggio in questa provincia venne utilizzata a fucilare tutti quei briganti che fossero presi con le armi in mano. Dispiacevole ma necessarie misure che produsse ottimi risultati, però a poco è venuto allargando nell'applicazione. Si sono presi dei carcerati col permesso dei giudici e del mandamento, col pretesto di condurla nelle prigioni centrali, e questo lungo le strade venivano fucilati. E accertò che tali cose venivano fatte contro il diritto e l'ordine pubblico. Questo è uno dei passaggi dove Tajani diede prova di una delle sue principali virtù, la difesa della legalità, che per lui è la garanzia del diritto e del dovere di chiunque dinanzi alla legge. Con decreto del re Vittorio Emanuele, su proposta del ministro di Grazia e Giustizia Paolo Cortese, il 6 dicembre del 1865, Tajani venne trasferito alla Corte d'Appello di Napoli, a quella di Ancona, dove rimase per solo 9 mesi, poiché il ministro Borcato lo trasferì a Catanzaro con una serie di missive intercorse tra i due. Tajani resistette a quella nomina per questione di opportunità. Infatti, in una delle lettere faceva presente al ministro che la provincia di Catanzaro aveva parenti ad amici, per cui non sentiva suo agio in quella sede. La notizia che Tajani era stato trasferito a Catanzaro col compito di ricetta alla Procura Generale del Re presso la Corte d'Appello venne salutata con grande entusiasmo negli agenti catanzarese e campani. Sul giornale indipendente di Napoli, 8 giugno del 66, venne riportata una bella missiva su questo fatto. A Catanzaro non mancavano certi problemi. Prima fa tutto la collusione tra una parte della polizia e la mafia. In secondo luogo la spaccatura tra la magistratura locale e la direzione provinciale. Tajani, da par suo, intraprese un'azione con totale consorteria e riuscì a stabilire un clima di collaborazione tra gli uffici, dando corso a un'opera di rinnovamento della magistratura calabrese. Ciò gli valse il riconoscimento del ministro di Casoli, succeduto a Borgata, il quale lo propose per la nomina di procuratore generale, cosa che si concretizzò il 21 marzo del 1867. Seguì, come gli è stato promesso, i trasferimenti in sede in data 18 ottobre del 1968. La sede in questione era Palermo. La nomina recitava: Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia, fu proposta su proposta del Guardasigillo, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti Giovanni De Filippo, ordina quanto segue: Tajani, comandatore di Ebro, recente posto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro,
e tramutare nella stessa qualità presso la Corte d'Appello di Palermo, con l'anno stipendio di 1200 lire, Firenze 17 ottobre 1868. Il ministro ritenne utile l'intervento italiano perché a Palermo si erano verificati fatti indicibili. Io sto saltando qualche passaggio per approcciare perché so che il tempo si va. Per questo il procuratore Giovanni Generale Tagliani dovette accorgersi che la mafia era padrona sul terreno e intraprese una lotta senza quartiere per combattere. Borsani, procuratore generale di Palermo nel 1868, poco tempo prima di lasciare quel posto, in Badircia, vorrei che il successore sapesse che questa sedia brucia. Legge Matagliani, il successore, come aveva riportato Ricci, aveva animo vigoroso, fibra energica, indole fatta più per punire severamente che per indulgenza, e non era certo il magistrato che della lotta rifuggisse, anzi vi si ingaggiava quasi con volontà. Presso la procura di Palermo, da uomo avveduto e esperto magistrato, il Tagliani capì subito che prima che si respirava nel capoluogo siciliano, e spesso sul pungolo di Salerno la seguente lettera aperta. La coalizione che aveva vinto le elezioni aveva disegnato a capo militare il civile generale Medici, che non era adatto a quel compito. Ma che dire se questa provincia di Palermo, sempre malnota ai suoi esperti amministratori, ci vuole un cambiamento eccezionale che deve essere subito compiuto. I funesti effetti non si fecero a tempo, infatti, per e se talvolta ci furono dei fatti già acclarati, essi, diciamo, furono ripresi dal Tagliani. E a tale riguardo egli ricordò il processo contro Gio Sebastiano, graduato di pubblica sicurezza, applicato al gabinetto questore, l'accesso di Campinelli, la prudenza della Guardia Nazionale di Monreale, con il capo Bruno, composta tutta da mafiosi. L'alternativa posta al questore ad un altissimo faccenderoso ad entrare nel corpo delle guardie PS o di andare in carcere, di aver ordinato alla Guardia Nazionale l'uccisione di Santi Termini e indirettamente anche quella dei fratelli Bruno, di Grimaldo, di Messina e Campanello. Questa lettera fece molto scalpore, ma tutto venne messo a tacere. Legge per cui si dedicò a raccogliere prove inconfutabili da far valere nel scontro con le rappresentanze governative operanti a Palermo. Il governo di Concio, invece di aiutare gli italiani, tentò di blandirlo e gli fece pervenire due decorazioni che però non corruppero né condizionarono il grande magistrato. Dalle note di qui sopra si dice chiaramente che a Palermo le condizioni di legalità erano pressoché inesistenti. Nei fatti il potere giudiziario era cieco strumento nelle mani dell'autorità politica e della mafia. La mafia la faceva da padrone, furti, ferimenti, uccisioni erano l'ordine del giorno, senza che nessuno venisse scoperto. Ma c'era di più. Delinquenti e malfattori erano spesso arruolati nelle guardie di pubblica sicurezza. La questura in particolare, invece di collaborare col procuratore, aiutava i colpevoli ad evitare il carcere. Tagliani, carattere indomito, e non indietreggiava rispetto a qualsiasi difficoltà, accettò da far sua la sfida e si dedicò all'esercizio di quell'ufficio pubblico con coraggio e abnegazione, esponendosi in prima persona ad affrontare difficili situazioni. Questore di Palermo all'epoca era l'avvocato Giuseppe Albanese, mentre prefetto era il generale Medici, il quale, come detto sopra, pur essendo un uomo di integrità morale assoluta, si dimostrava incapace di svolgere quel ruolo. In pratica, egli era subito del questore albanese e esercitava la sua funzione al di sopra della legge. In particolare, come ebbe a documentare Tagliani, lo faceva in collusione con il malefattore di Palermo, Monreale e altre città siciliane. Fu così che, non appena Tagliani accorse sufficiente prove della colpevolezza di Albanese, spiccò contro di lui il mandato di cattura e, non essendo un ingenuo,
prima di farle eseguire, informò il ministero competente. Il ministro rimase allibito e contrariato a tale richiesta, che insolito oggi, figuriamoci all'epoca, a quei tempi, ordinò che l'esecuzione del mandato fosse sospesa. Cagliate è cosa che Tajani fu costretto a fare. Nel frattempo, il questore albanese si dileguò. Questo succedeva nel 1870. Tutta l'Italia venne a conoscenza di questo avvenimento, anche perché il questore latinante, da una città all'altra, pubblicava articoli calunniosi nei confronti dei Tajani e dei magistrati che si occupavano di quel procedimento. Lo stesso medico e una commissione siciliana si rivolsero al ministro Lanza e altri ministri in difesa di Albanese. A Palermo si respirava ormai un clima pesante. Tajani venne lasciato solo a lottare contro tutto. La stessa solitudine che tanti magistrati, generali della Chiesa e tanti magistrati oggi spesso devono conoscere. Ritorniamo al 1870. Il governo invece difende il procuratore che si era impegnato a tutelare la legge e della legalità, si schierò col questore. Non solo, ma come spesso succede nella storia d'Italia, il governo cominciò un gioco di pressione nei confronti italiani per indurlo a desistere dall'accusa nei confronti dell'albanese, e ciò malgrado le prove con il questore fossero inconfutabili. Un caso su tutto dimostra l'aria che si respirava nella prefettura di Palermo nel governo di quegli anni. Mi riferisco al caso dell'uccisione di tal Santi Termini. Per quanto ci fosse la confessione addirittura dell'assassino, si pretendeva da parte del questore la soluzione del confesso, con la sezione d'accusa che incorre nuova procedere per insufficienza di prove. Con queste premesse, il Ministero di Destra, con l'appoggio di Lanza e De Falco, chiuso il caso, dichiarando l'appunto di una lunga procedura, con la solita e ipocrita motivazione della difesa del buon nome, dell'istruzione, da salvaguardare e tutelare. La verità era che il ministro temeva che venisse allo scoperto tutto il marciume che si annidava nei gangli della vita pubblica di Palermo, grazie anche alla copertura ai massimi livelli del governo. Il ministro e i suoi membri del governo passano così al contrattacco, rispondendo con una serie di atti tendenti a sminuire la portata degli italiani, ma Tajani non si spiegò. Comunque, dopo questi fatti, il medico, incredibilmente, sulle eccezioni di Lanza e altri membri del governo, tornò a Palermo come prefetto. Lo stesso Albanese, che stava per essere integrato come questore, la nomina non venne effettuata solo per la reazione di popolo che provocò tale vergognoso passaggio. In ogni caso, l'Albanese fu promosso al consiglio delegato della provincia di Catania. L'altro che fece traboccare il vaso per Tajani fu la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 26 ottobre del 1871, con quale si disponeva di non farsi il nuovo procedimento penale a carico di Alamantia, Lo Biondo, Rasa, Albanese e l'avvocato Giuseppe, per i reati rispettivamente ascritti. Fu così che all'indomani di questa scandalosa sentenza di assoluzione, amareggiato ma indomito, si dimise dal procuratore, tornando ad esercitare la professione di avvocato. E qui emerge ancora una volta una caratteristica italiana. Oltre al coraggio senso dello Stato, che ha sempre dimostrato nel suo agire, egli non ha mai accettato compromessi di sanguinario e ha salvaguardato la sua carriera. La dignità e l'onore per Tajani venivano prima di ogni altra cosa, ragione per cui ancora una volta non gli è rimasto altro che rimettersi. Lo fece senza tentennamenti, pronunciando un discorso che verrà ricordato negli annali della magistratura. Non solo, ma nell'occasione buttò via platealmente la toga di magistrato, non prima però di aver fatto pubblicare l'altra accusa contro il questore. Il testo della lingua che Diego Tajani pronunciò nel processo con il questore albanese è allegato agli atti di questo convegno. Quindi non, ovviamente non procederò alla lettura di questo atto. Oltre a questo, noi abbiamo pure la sentenza che lui che si fece praticamente per scagionare i colpevoli. Ora,
salto alcuni passaggi, una riga comunque, quella di Tajani, che rimane nella storia, perché coglie uno dei punti di fondo che spiega perché la mafia, le mafie, non sono state ancora sconfitte. Mancando l'impegno di tanti magistrati, come il procuratore di Corriere Aperta, tanti magistrati, ieri di oggi, come di chiesa, giornalisti e numerose personalità della città civile. La questione che vuole Tajani, che poneva allora e che pone, senza ipocrisia, è molto imputabile e fattuale, è la collusione tra la mafia e pezzi importanti dello Stato. Una denuncia clamorosa che costituisce una pietra miliare nell'analisi e nella lotta contro le mafie. Sono pagine che confermano il valore di un uomo che ha saputo con coraggio, coerenza e lungimiranza come non solo evidenziare per primo nell'aula parlamentare per la mafia, ma che ha anche incontrato, indicato come affrontare e combattere la politica, precedendo cioè legami tra mafia e politica, tra mafia e pezzi dello Stato. Certamente oggi tale fenomeno è più complesso e in parte nuovo rispetto ai tempi in cui ha operato Tajani. In questa fase le mafie, accanto alla collusione con il settore dello Stato e dell'imprenditoria, sono organizzate e rafforzate con il traffico di armi e droghe, non disdegnando i settori di produzione del pizzo, dell'usura, dell'istruzione, dello smaltimento illegale di tutto, del traffico di esseri umani, fino agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Essi occupano e controllano ancora i territori attraverso il potere corruttivo, grazie alla massa di denaro che hanno accumulato derivante dal ciclaggio dello sport. Nel contempo, tuttavia, soprattutto la 'ndrangheta sta perseguendo un cambiamento di modalità. La mafia militare, che operava attraverso il metodo della violenza e dell'intimidazione, si sta trasformando in mafia specificatamente economica e finanziaria. Essa ricade ormai, infatti, sempre più al traffico di bitcoin, aliati fiscali come la bancarotta strumentale e la interposizione fittizia. In sintesi, le mafie si presentano tutte più raffinate, senza sintesi, grazie al rapporto che hanno instaurato con le nazionalità deviate, con la progressia mafiosa, e riescono spesso a sfuggire la legge, anche grazie ai limiti della legislazione italiana, alle colpevoli costruttività degli strumenti messi a disposizione degli uffici giudiziari, alla mancanza di norme europee in materia, e nell'ultimo grazie alle differenze di ampio strato della società civile. Oggi le mafie hanno un alto livello di povertà e penetrabilità nel tessuto sociale ed economico, non solo nel Mezzogiorno d'Italia, ma nell'intero paese. Inquietante è diventata la penetrazione dell'amministrazione locale. Ne prova il fatto che dal 1991 al 2023 i decreti di scioglimento sono stati 383. In ben 11 regioni, di cui 6 nell'area centro-meridionale del paese. Dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2023, 18 sono stati i consigli comunali sciolti per infiltrazione o condizionamento mafioso, 6 in Calabria, 4 in Campania, 3 in Sicilia, 2 in Puglia, 2 nel Lazio. Quotidiano sono le intimidazioni nei confronti degli amministratori, ma anche giornalisti, religiosi, esponenti di associazioni che lottano per la formazione della legalità. Queste caratteristiche ci dicono che le mafie non si sconfiggono con la sola azione repressiva, ma occorre una battaglia culturale sul suo campo, a partire dalla scuola, coinvolgendo in primo luogo i giovani. Si sconfiggono un'azione decisa dell'istruzione del mondo politico. In conclusione, queste brevi di Tajani, le funzioni di magistrato, rivelano l'attualità di questo magistrato. Egli ha dimostrato con suo esempio che la magistratura è un organo di prima importanza che erano state usate, cosa che andrebbe considerata ancora più oggi. Ma a giudicare i provvedimenti inseriti nella riforma Cartani e in quella di Ministro Norma, non mi pare poter dire che si tenda a depotenziare il ruolo dei magistrati, se non a continuare a soggiantare il potere politico, come avevano sognato forse Licio Gelli e Silvio Berlusconi. Come giudicare infatti le norme sull'impossibilità dei processi, sulla posizione degli altri uffici, sulla sede delle intercettazioni e per ultimo sui ridicoli ed offensivi test psicologico azionali? Si dice che questi provvedimenti servono a risolvere la lentezza dei processi e ad adeguare la figura del magistrato, ma
a me, seppure come spettatore, sembra che questa opera di Donatini vada nel giorno di appesantirlo, di aiutare chi commette reati e indebolire il prestigio del ruolo dei magistrati. D'altra parte, questa è l'opinione espressa dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e della gran parte dei magistrati di spirito che operano nel nostro paese. Alla luce di queste pacchette a giustizia, infatti, ritornando a quello testuale, si può dire che se oggi, e finisco davvero, l'Italia non ha bisogno di altre avventure. L'Italia non ha bisogno di assetti costituzionali come il premierato che deriva la legittimazione da fantomatici per le scelte popolari. Esse avrebbero come conseguenza di aprire la strada a percorsi istituzionali estranei al nostro ordinamento giuridico, alla nostra carta costituzionale. Neanche meno ha bisogno di riforme come quella prevista dall'autonomia differenziata, che dividerebbe ulteriormente il nostro paese e condannerebbe il Mezzogiorno dei criminali stati. Sono sicuro che se un uomo come Diego Tajani non sedesse in Parlamento, si alzerebbe come fece l'11 giugno del 75 e pronuncerebbe contro l'autonomia differenziata uno dei suoi discorsi che rimangono alla storia, consapevole che con quest'altro legislativo si divide l'unità del nostro paese. Lo farebbe certo come uomo del Sud, ma soprattutto come italiano, in sintonia con l'articolo 5 della Costituzione, che sancisce che la Repubblica Italiana è uno e indivisibile e tale da rimanere. Vi ringrazio. Grazie a Maurizio Mesonaca. L'ultimo intervento è quello del procuratore di Napoli, Nicola Grattelli. Bravissimo. Senatore, se lei fosse stato eletto in Parlamento, col suo intervento avrebbe parlato un altro, perché più di 10 minuti non l'avrebbero fatta parlare. Per la prossima volta sia più sintetico, ha detto cose belle, interessanti, intelligenti che ci sono piaciute, però più di 10 minuti un quarto non si può parlare. Ringrazio il professor Picasso per avermi dato l'opportunità di essere qui, perché ho ascoltato dei pezzi di storia, dei pagine di storia dell'Ottocento. È stato bello vedere la presenza di tre comuni d'Italia per omaggiare, per onorare un grande uomo che con i suoi interventi, con la sua coerenza, con la sua spiegabilità, ha contribuito a formare questo paese. Gli interventi dei rappresentanti dei tre comuni sono stati molto, mi sono piaciuti molto. Ho apprezzato il coraggio del sindaco di Cutro, perché non è facile dire certe cose o parlare di certi argomenti se si sta in aree ad alta densità mafiosa. Non è la stessa cosa parlare di un salotto di Roma, di Milano, oppure essere lì in trincea giorno per giorno, vomito e comico, con persone per bene, laboriose, ma anche con grandi rischi di altissimo livello che hanno terrorizzato pezzi della Calabria, dell'Italia, dell'Europa, del Sud America. Quindi l'ho apprezzato tantissimo e questo mi dà l'idea che nel corso degli anni abbiamo seminato con non solo sul piano giudiziario siamo riusciti a liberare pezzi di territorio, ma abbiamo contribuito a dare speranza alla gente, a non rassegnarci, e questo dimostra che i calabresi non sono masochisti, dimostra che se i calabresi hanno persone credibili nelle istituzioni che non sono io, perché io sono stato direttore d'orchestra di una grande squadra, di magistrati giovani ma di altissimo livello, in particolare l'Ario di Cutro e di Crotone, il collega Paolo Serveo, il collega Guarascio, che sono due di classe della magistratura calabrese. Sono stato contento di incontrare
salutare, di abbracciare il professore amico Isaia Sales, è una delle persone che più stimo tra gli studiosi, ma lo stimo soprattutto come uomo, per la sua coerenza, per la sua schiena dritta, per dire sempre quel che penso, ed è un lusso che si possono permettere in pochi, soprattutto in quest'era, soprattutto in questo momento. Il professor Isaia Sales, che io leggo spesso, ogni qualvolta lui scrive su Repubblica, scrive delle pagine di storia, di sociologia, di etica, di morale. Quindi per me è un grande esempio, un bel esempio di italiano. E io penso che sbagliando la politica lo ha un po' messo da parte, o è stato lui a mettersi di lato, magari non condividendo la contemporaneità. Comunque un grande uomo, una grande e bella persona che vi invito a seguire e a leggere. Anche se vogliamo un po' dura o impopolare, dato che qui il 90% dei presenti sono fan di Diego Tajani, eppure grazie proprio per la sua coerenza, per la sua asciuttezza, il professor Isaia Sales ha fatto il distinguo dell'uomo integerno, senza macchie e senza peccato, da uomo di Stato, cioè magistrato, nel momento in cui invece entra nella politica e incomincia lì l'arte dell'ammirazione. Quindi riesce a vedere, eppure anche Isaia Sales è stato un politico, però è stato talmente rigoroso Isaia Sales che non fa sconto nemmeno a un grande uomo come Diego Tajani. Io voglio anche il professore Marino, che io ho avuto il piacere di conoscere attraverso il professor Ricaso, che per noi è un monumento della costruzione, della descrizione, dello studio dell'analisi, della storia delle macchie. Molti dei nostri libri si sono ispirati sia a quelli di Isaia Sales sia a quelli del professore Marino, che per noi sono sempre punti fermi nel momento in cui vogliamo andare a fare dei centri storici, proprio come comparazione rispetto alle macchie attuali. Per noi questi due professori sono punti di ispirazione, uomini che ci hanno ispirato, e li riportiamo, li citiamo con tranquillità, che per noi sono il verbo su questi temi della storia delle macchie. Ho visto il giornalista Anastasi un po' trasformarsi, e questa è l'evoluzione. Questo Anastasi succede quando si comincia ad invecchiare, cioè quella la voglia di fermarsi un attimo, di non fare solo il giornalista di cronaca, ma fermarsi a studiare, a fare ricerca, andare a capire le origini del perché oggi ancora nel 2024 ancora continuiamo a parlare di macchie. Quindi lo invito a continuare questa voglia di ricerca, perché in questo modo si cresce, si è stimolati a produrre, a scrivere delle cose che servono, a fare ricerca, andare a scavare temi o scritti di due secoli fa, non è mai tempo perso. Noi abituati a mangiare, a fagocitare col tablet, a pensare di andare su internet, noi conosciamo, noi siamo iscritti, ma il 50% di quello che c'è su internet è falso. Quindi andare alla ricerca dei documenti, sporcarsi le mani, andare a sentire il profumo, il puzzo delle carte degli archivi di Stato, luoghi sconosciuti ai più. Se voi andate in una città e chiedete
dov'è l'archivio di Stato, il 90% delle persone non sa dove è l'archivio di Stato, eppure l'archivio di Stato è la storia della storia d'Italia, è la fonte di ispirazione delle nostre conoscenze e del traslare, del fare la comparazione con l'attualità. Poi ringrazio il collega Nocera per le belle parole che ha speso per me, no? Esagerato, però lo ringrazio, mi ha fatto piacere ascoltarlo da un collega, non succede spesso, mi ha confortato, mi ha dato conforto, grazie procuratore. E ho visto la passione dell'onorevole Mesoraca, la passione, la convinzione dell'utilità e aver tenuto la memoria, aver costruito la memoria di Tajani è importante. Mi auguro che questo rimanga ancora e la invito a trovare altri giovani a coinvolgerli emotivamente e sul piano anche del, se vogliamo, dell'utilità del costruire un pensiero, in modo tale che quando noi non ci saremo devono continuare la memoria di questi grandi uomini, per noi è importante. E poi la cosa che concludo, la cosa che più mi ha colpito di tutto quello che ho ascoltato è proprio l'intervento, il discorso del 1812, perché io penso che questo discorso sia attuale, sia contemporaneo, e quindi penso, lo immagino come il primo vero intervento non solo in Parlamento ma in Italia su cosa sono le mafie. Cioè, e lui descrive le mafie nel 1875 allo stesso modo di come noi malamente lo descriviamo nel 2024. Ci quindi guardate tutto questo tempo per dire le stesse cose, cambiando aggettivi e sostantivi, ma voi guardate l'intelligenza di quest'uomo che già allora, quando ancora nemmeno si poteva capire qual era il rapporto, qual era l'interazione tra Balordi, tra Picciotti, con il potere dell'epoca, con la classe dirigente dell'epoca, eppure lui già aveva intravisto che questo intreccio tra chiamiamola picciotteria, tra la picciotteria e il potere reale, il latifondista, il borghese, l'aristocratico, qual era l'interessenza e qual era il mutuo soccorso. Quindi un intervento importantissimo che io ritengo debba essere studiato nelle scuole, ma debba essere studiato, debba essere conosciuto anche dai giovani magistrati, perché serva la riflessione e capire, o anche ai giovani che vogliono approcciarsi alla politica, per capire del perché oggi, ancora nel 2024, parliamo di mafia. Grazie. Allora sono anch'io ringrazio i relatori. Un commento telegrafico, perché abbiamo sentito tante cose. Il convincimento purtroppo è che le mafie sono tutto ciò che lo Stato italiano ha voluto che fossero, fenomeni che di controllo sociale che sono diventate nel tempo agenzie di servizi, patologie del potere che si sono arricchite di contiguità e collusioni, e resta il rammarico di continuare a vivere con questi fenomeni, di cui siamo riusciti a capire la complessità nel corso degli anni, ma purtroppo, e questa è l'amarezza che si coglie anche da chi vive lontano da questa terra come me da oltre 30 anni, di questa purtroppo strategia che si coglie negli ultimi tempi a depotenziare e a smantellare quella legislazione
costruita sul sangue che ci ha consentito di fronteggiare questo fenomeno che continua ad essere purtroppo di grande attualità. Oggi le mafie usano meno la violenza, hanno quella che possiamo definire una riserva di violenza, si muovono sotto traccia, sono sempre più globali e noi facciamo invece fatica a mettere assieme una strategia di contrasto globale. Oggi ci scontriamo con problemi rappresentati da quelli che possiamo definire paradisi normativi, santuari, zone franche, ma la cosa che secondo me preoccupa è quello che già aveva intuito Latinociano alla fine del proibizionismo, e cioè che il denaro non è né sporco e né pulito, il denaro è denaro, e questa convinzione sta entrando nella testa di tante persone, perché i soldi, i proventi dell'attività criminale non solo contribuiscono a determinare il PIL del nostro paese dal 2014, ma entrano con una facilità impressionante nell'economia legale. E allora questi convegni servono a mantenere alta l'attenzione e a farci capire che le manette e le sentenze da sole non sono insufficienti, ma bisogna tornare ad un'etica della responsabilità e a ricordare quello che diceva un grande siciliano che sosteneva che per combattere le mafie c'è bisogno di un esercito di maestri elementari. Bisogna tornare a partire dalle scuole. E pertanto vi ringrazio per l'attenzione con cui avete seguito questo convegno. Un'ultima informazione. Domani nella sala consiliare, in questo posto del comune di Vietri sul Mare, conferiremo 3 premi per la sezione legalità al professore Giancarlo Costabile, per la sezione mezzogiorno al professore Filippo Sbrana e per la sezione giovani a Zainad Dosso. Ecco, questi sono esempi di questo impegno non soltanto a combattere le mafie, ma a creare una società migliore. E quindi vi ringrazio e vi invito a partecipare all'iniziativa di domani. Buonasera a tutti.